Ma è proprio finita la carriera di Bryan Danielson come lottatore? Dobbiamo fare qualche domanda sia a noi sia alle prestazioni che ha fatto Bryan Danielson nell'ultimo anno e cercare di capire se effettivamente quello che abbiamo visto può essere portato avanti oppure no. Perché in fondo molto di quello che può fare Danielson può essere, insomma, il motivo per cui a Wembley vince oppure no. E quindi qualche domanda proviamo a farcela, poi le risposte arriveranno dal campo. Intanto, benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Oggi siamo qui per provare a chiacchierare insieme di Bryan Danielson, un lottatore molto amato, molto considerato, probabilmente uno dei migliori performer della sua epoca, un'epoca ovviamente dove erano tanti i lottatori veramente bravi, dove sono tanti i lottatori veramente bravi e dove distinguersi non era la cosa più facile del mondo. Eppure lui lo ha sempre fatto, ha sempre portato avanti questo modo così peculiare di lottare, questa sua caratteristica di continuità nell'azione e di portare sempre il livello successivo. Insomma, è stato sempre uno di quelli che non si è risparmiato, ha dato tanto, ha lasciato anche parte della sua salute sul ring, salvo poi ovviamente poter tornare a combattere, poter tornare a fare la cosa che gli piace di più e che lo rende veramente quello che è. Una cosa che però comincia a essere un po' di troppo per la sua vita. Infatti, Bryan Danielson, che all'anagrafe comunque suona ben oltre i 40 anni, decide di diventare un lottatore non più a tempo pieno, ma di diventare un part-timer. Promette ai suoi figli, soprattutto alla bambina, che quando lei avrebbe compiuto 7 anni, lui si sarebbe ritirato dal mondo del wrestling costante, dove c'è sempre da essere in viaggio e così via, e lo avrebbe fatto solo sporadicamente. Questo suo volerlo fare sporadicamente aveva accennato Bryan Danielson in un'intervista che probabilmente era non esattamente quello che succederebbe nel caso in cui lui continuasse a lottare, era: mi piacerebbe fare una decina di match all'anno a caso, completamente, quindi non so, telefonare alla Rev Pro di turno e dirgli: guarda, io passo in Inghilterra, hai posto per un matching card? Non dirlo a nessuno, io arrivo, faccio il mio match, poi vado senza nessun problema. Questa era la sua idea che aveva tirato fuori in un'intervista qualche mese fa. Ora, quest'idea ovviamente non toglie niente alla possibilità di andare nuovamente in All Elite a fare uno, due, tre match all'anno. Semplicemente poi si potrebbe muovere in modo diverso e continuativo all'interno di altre realtà. Ma durante l'ultimo Dynamite lui ha detto una cosa, ha fatto una promessa che giustamente cioè non era necessario che la facesse a Swerve, e Swerve glielo fa anche notare, ma è una cosa che tira fuori lui. Una sorta di coniglio dal cilindro che nessuno si aspetta, ma che in realtà potrebbe cambiare un attimino le carte in tavola. Lui dice: se non vinco il titolo a Wembley, quindi se non vinco quel match a All In, beh, la mia carriera finisce completamente. E qua siamo di fronte ovviamente a un bivio importante. Sappiamo che il suo contratto è scaduto. Lui venerdì non era già più parte della All Elite Wrestling. Questo ci fa comprendere quanto fosse ovviamente importante settare dei limiti, degli standard che potessero essere quelli giusti. Sicuramente ha firmato un piccolo rinnovo che lo aiuta ad arrivare fino a All In, quantomeno, e questo rinnovo è necessario per questioni burocratiche. Certo, lui può lavorare a gettone, quindi avere un contratto di un giorno per fare il match con Jeff Jarrett mercoledì, può avere un gettone per quello di All In, ci mancherebbe altro, non è necessario fare chissà quale contratto, però è chiaro che ci sono delle cose in mezzo. Partiamo con le ipotesi, ipotesi che ovviamente non hanno senso, sono ipotesi, quindi non vi sto dicendo le cose andranno così, vi sto proponendo dei possibili futuri. Immaginatemi come uno Stephen Strange che sta provando a vedere qual è il modo per battere Thanos. Più o meno. Si vede che l'ho rivisto ieri il film. In ogni caso, Bryan Danielson vince il suo match a All In.
Bryan Danielson diventa campione e sostanzialmente si prepara a lavorare ancora un pochino come campione e quindi va avanti verosimilmente fino a Wrestle Dream, dove lotterà a casa sua e dove potrebbe essere ovviamente il punto giusto per smettere di lottare a casa sua e davanti al suo pubblico negli Stati Uniti, che comunque sono stati il suo pubblico principale per tutta la vita. Insomma, Bryan Danielson potrebbe arrivare fino lì e poi restituire il titolo a Swerve o darlo a qualcun altro. Nel frattempo vincerebbe All-In e darebbe anche spettacolo con un match inedito per il momento, cioè Darby Allin e Bryan Danielson, che comunque Darby Allin si è vinto una title shot e quindi sarebbe una grande opportunità di vedere un match che non abbiamo mai visto. C'è un altro punto però. Mettiamo che lui vinca e faccia un contratto fino alla fine dell'anno. Beh, le cose sarebbero diverse. Ci sarebbe l'opportunità di vederlo contro altri, ci sarebbe l'opportunità di vedere un regno di 4-5 mesi e ci sarebbe anche un'altra opzione. Cioè, si creerebbe una finestra di tempo utile per vedere un rematch tra lui e Kenny Omega, che è comunque, dal mio punto di vista, il match che doveva essere l'ultimo della carriera di Bryan Danielson, cioè essere sconfitto da colui che va avanti, da colui che effettivamente si pone oltre a quello che è stato il limite che si è dato Bryan Danielson. C'è l'altra opzione ovviamente, cioè Bryan Danielson perde a All-In. Intanto secondo me non sarebbe l'avversario giusto Swerve, non per Swerve, ma perché non c'è storia tra i due. E non avendo storie tra i due, chiaramente tu non hai questo fattore, no? Che gli darebbe una sconfitta con Kenny Omega di turno. Non avresti ovviamente la possibilità di lottare ancora. E Danielson fino a questo momento quello che ha promesso l'ha sempre fatto. E chiaramente non avresti l'opportunità di dare un senso vero di chiusura a Swerve per un titolo che comunque lui perderebbe. E non nascondiamoci dietro un dito, diremmo tutti, lo ha perso perché Danielson non poteva perdere l'opzione di lottare per sempre. Se lo vincesse però Swerve, a Danielson non rimarrebbe più niente. E allora io dovrei farmi una domanda importantissima riguardo le condizioni di salute di Bryan Danielson, il quale, da quando ha annunciato di ritirarsi in un tempo relativamente breve, gli è successo qualsiasi cosa. Poco prima di annunciarlo si è rotto un braccio lottando contro Okada. Al ritorno praticamente si è rotto l'osso orbitale. Ha fatto un bellissimo Continental Classic, ha fatto cose meravigliose, ha fatto match molto belli, nel frattempo ha lottato in Messico, ha veramente tirato fuori cose inenarrabili. Ma io non lo vedo più il Danielson di un tempo. E questo discorso che gli fa Jeff Jarrett potrebbe non essere un discorso campato per aria, in cui gli dice sembra che tu abbia un piede fuori. Perché in effetti ogni match che io ho visto fare a Danielson nell'ultimo anno, per quanto fosse bello, per quanto fosse importante vederlo sul ring, era un po' un match, lasciatemi passare questo termine strano, ma un po' dovuto. E io odio le cose dovute. Io odio i premi alla carriera che non siano delle Hall of Fame, perché il premio alla carriera come cintura, come titolo e quant'altro, boh, non la vedo una cosa sensata. Quando ormai sei in parabola discendente, sei alla fine del tuo percorso discendente, che senso ha vincere contro qualcuno e dire sì, sono ancora più forte di quel titolo lì, ma adesso me ne vado? Non è la parte che preferisco, ed è una cosa che nel wrestling in realtà funziona tanto, vedi quello che è successo con Sting. Il fatto che Sting se ne sia andato via da poco, in questo modo, no, vincendo il titolo come ultimo match, mi fa comunque pensare che ci sia un margine per Danielson di vincere e portare via quella cintura. È chiaro che siamo sicuri che non lo farà. Io più vado avanti e più sono convinto che Danielson vinca. E se c'è qualcosa di onesto che posso dire è che ok,
vince contro Swerve, va avanti, entra nell'ipotesi di fare il suo match con Kenny Omega e le cose vanno benissimo, dall'altra parte povero Swerve, che sarebbe contentissimo, parliamoci chiaro, Swerve è già contento di andare sul ring con Danielson in quello che potenzialmente potrebbe essere l'ultimo match di Danielson. Però i miei dubbi sul fatto che lui possa portare via l'ultimo match, l'ultima situazione utile per mostrarsi al mondo di Danielson fuori dagli Stati Uniti, non lo so, non mi convince. Aspetto i commenti ora, fatemi sapere cosa ne pensate, qual è la vostra proposta. Ho visto un sacco di cose su Twitter, per esempio, in cui si creavano scenari. Mi hanno un po' preoccupato tutti. Non mi sembra il Danielson giusto per prendere una cintura e portarla anche per 4-5 mesi. Non mi sembra il momento di fermare Swerve, non da lui almeno. Non mi sembra giusto che l'ultimo match di Danielson sia con Swerve. Non mi sembra giusto che non ci si lasci un minimo di spiraglio per poter lottare contro Kenny Omega. Ora ditemi la vostra nei commenti. Chiaramente sono qua per ascoltare le vostre proposte e capire come e quando cercare di tirar fuori qualcosa per Danielson che sia veramente degno. Vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che sono abbonate al nostro canale, ringrazio le persone che hanno già iniziato ad acquistare il nostro libro in anteprima. Sapete, potete scriverci via mail e noi vi daremo le coordinate per poter fare questo acquisto. Grazie davvero di cuore a tutti quelli che si stanno impegnando per la All Elite Wrestling anche in questo mese di agosto. E ovviamente la strada verso Wembley è sempre più da battere, da raggiungere, da ravvivare, e noi non vogliamo far altro che correre verso quella meta. Vi ringraziamo di cuore per ogni cosa che fate per noi, e io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Noi ci risentiamo, alla prossima!